cioè il linguaggio si struttura attraverso una dinamica che è quella della tirannia del vocabolario, quello che si può dire è questo, e della tirannia del sistema grammaticale, quello che si può dire soltanto in questo modo. Quindi la poesia deve evadere dal sistema di potere del linguaggio, ma nello stesso tempo è una forma di armonia. In questo caso il poeta è un rivoluzionario, perché lotta contro la forma più sottile e subdola di potere, che è quella del linguaggio. C'è bisogno di evocare 1984 di Orwell, dove il primo livello dell'attestazione di un potere è la dittatura del linguaggio, quella attuale, che è anche la dittatura del claim, è la dittatura della comprensione immediata, della cosa facile, cioè che puoi acquistare velocemente, il linguaggio merce, il linguaggio mercato. Però Ed queste è cose anche. sono cose molto chiare ai poeti, cioè il vocabolario, tornando al nostro amico Rimbaud, è il cimitero del linguaggio. Bene. Nelle tragedie di Eschilo ci sono 1200 neologismi, parole nuove. Nella commedia di Dante ce ne sono altrettanti, compresa la parola dilagare, che usiamo tutti quanti naturalmente, e che è un'invenzione di Dante, cioè il lago che esce dagli argini e dilaga, quindi. Adesso, poeta che usa dei neologismi, o uno scrittore, vabbè, che vuol dire questo qua? Noi però proveniamo da una tradizione che è fortemente improntata alla lotta della tirannia del linguaggio dominante. Finnegan's Wake di Joyce è un gioco del linguaggio, Samuel Beckett è un gioco del linguaggio, Sanguinetti, il gioco è un gioco. È un gioco serio in modo stupefacente. Ciò non significa che il poeta debba abusare del linguaggio per far vedere quanto è bravo, e quanto più è strano, tanto è più è convincente, ma mai perturbante. Uno può scrivere una poesia su una rosa, con tre versi, arrivare immediatamente e colpire le zone più remote dell'uomo. Ma deve stare in quella zona del linguaggio che è la zona dei paria, è la zona rivoltante, è la zona disgustosa, è la via negativa del linguaggio.